Ha tentato di portare droga al convivente detenuto nel carcere di Capanne di Perugia, ma l'attenzione e lo scrupolo di un agente di polizia penitenziaria ha scoperto l'illecito e la donna è stata denunciata. A darne notizia il segretario SAPPE per l'Umbria, Fabrizio Bonino, nella giornata di ieri al reparto colloqui, dice, si è rappresentata la donna per incontrare a colloquio il convivente detenuto. La signora aveva nascosto della sostanza stupefacente per consegnarla al compagno. I controlli della polizia penitenziaria hanno scoperto la droga e la donna è stata denunciata a piede libero. E proprio oggi in regione si è parlato delle problematiche legate alle carceri umbre. L'attivazione in Umbria di strutture dedicate ai detenuti con problemi psichiatrici è molto urgente per il garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive e limitative della libertà personale Giuseppe Caforio. La loro presenza aumenta l'attenzione tra i detenuti e con conseguenze negative sulla polizia penitenziaria che sfocia in atti di violenza, ha sostenuto in audizione davanti alla terza commissione dell'Assemblea legislativa presieduta da Eleonora Pace. L'organismo ha svolto un approfondimento sulla situazione delle carceri umbri, ascoltati anche i direttori della Casa Circondariale di Terni e delle case di reclusione di Orvieto e Spoleto, nonché le rappresentanze sindacali della polizia penitenziaria.